E si è conclusa la campagna di prevenzione per i disturbi dell'udito, nonno. Ascoltami. Numerose le persone scese in piazza a Campobasso per una visita gratuita con i medici dell'ospedale Cardarelli ed esperti del settore. Contributo. Siamo qui a Campobasso con la manifestazione Nonno Ascoltami. Com'è la partecipazione? È alta come vede, la giornata finora il tempo è stato buono, per cui ci ha permesso anche di poter fare un certo numero di esami di test orientativi dell'udito. Siamo supportati dal reparto Torino dell'ospedale di Campobasso. Siamo alla decima edizione, qui a Campobasso siamo dal secondo anno e la sensibilità che tutto questo ha portato nei confronti delle persone che hanno capito che quelli che hanno dei problemi di poter effettuare un tagliando del proprio udito, quelli che invece vengono a scoprire che c'è un problema e che poi negli anni si preoccupano di continuare a vedere qual è la situazione del loro udito e come possono migliorarla. Ecco, parliamo proprio dell'udito. Nonno Ascoltami, dedicato alle persone più anziane, ma non solo. I disturbi dell'udito oggi colpiscono anche i più giovani. Sì. Effettivamente quello che lei dice è vero, perché i ragazzi con l'uso delle cuffiette, con il volume troppo alto, si creano dei danni molte volte irreversibili al loro udito. Quindi è importante, anche questa campagna è importante per loro. Lo stesso Ministero della Salute ha sensibilizzato, appunto, tramite Non Ascoltami, questa cosa, appunto, tale da far sì che i ragazzi siano molto attenti all'uso delle cuffiette e soprattutto del volume molto alto. Dottor Vendettuoli, la ritroviamo per la manifestazione di Nonno Ascoltami, come sta andando? Sta andando bene, la risposta è ottima, ci sono moltissime persone, come potete vedere, anziani, meno anziani, giovani, abbiamo visitato anche qualche bambino, quindi questo ci fa capire che la giornata sta andando molto bene, stiamo facendo diversi esami, stiamo nell'ambito dello screening nazionale, ogni anno vedete che ci trovate qui in piazza proprio per fare questi esami almeno di primo impatto, primi esami per poi passare se necessario a esami successivi, se diagnostici di secondo livello. Giornate di piazza come oggi sono fondamentali, penso che sia una cosa essenziale, sono delle ottime iniziative che andrebbero incentivate assolutamente. Poi quello che si deve consigliare alle persone, ai pazienti, è di andare dal dottore di famiglia, non appena si individuano o comunque cominciano a comparire dei piccoli sintomi e di farsi visitare.